Salvatore è una foca che vive al Polo Sud e sogna di fare il portiere. Un giorno si sente male. Salvatore, ti senti bene? Hanno disegnato un fumetto e lo hanno commentato. Protagonista una piccola foca che vuole diventare un campione del calcio mondiale, affetta però da diabete giovanile. Così hanno vinto il primo premio di un concorso nazionale promosso dall'Associazione Diabete Giovanile. I bambini delle scuole elementari, la quinta A dell'Istituto Don Milani di Castelfranco Piandiscò. La classe quinta A ha accolto con entusiasmo una iniziativa dell'Associazione Genitori di Bambini e Ragazzi Diabetici, di un concorso nazionale a seguito di una esperienza di sensibilizzazione non soltanto sul diabete ma più in generale sulla corretta sana alimentazione. E la classe ha vinto il premio nazionale consistente in 100 libri da tenere a scuola, naturalmente, per la dotazione della biblioteca scolastica. E di questo, naturalmente, il preside, le maestre e i bimbi, tutti, le ragazze e i ragazzi sono estremamente soddisfatti. Questo progetto prevedeva un incontro a Firenze dove diversi medici parlavano del diabete. Dopodiché è stato richiesto ai bambini di creare un fumetto. Loro sono stati subito entusiasti fino dall'inizio e hanno partecipato subito alla realizzazione di questo percorso. Alla fine abbiamo chiesto anche la collaborazione al professor Cosottini della scuola media qui di Piandiscò, che ci ha aiutato nel realizzare un video. Le insegnanti insieme a me hanno collaborato a questa iniziativa sono l'insegnante Giulia Braccini e l'insegnante Lucy Albero. Noi sapevamo un pochino cos'era il diabete, però volevamo approfondire un po' l'argomento, sapendo meglio cos'era, e per poi aiutare il nostro compagno che ha anche lui il diabete. Sì, tanto entusiasmo sempre. Perché? Perché alla fine abbiamo capito meglio il nostro compagno di classe. Un plauso agli studenti della quinta A della primaria di Piandiscò, ai loro insegnanti, e un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale anche per il premio, insomma, questi 100 libri che appunto vanno ad arricchire la biblioteca scolastica.